Adesso andiamo a scoprire a Monte Acuto delle Alpi, un borgo arrampicato sul crinale dell'Appennino bolognese e andremo a scoprire il paesaggio, la vita e l'economia del Castagneto, un film intimo e leggero di Ginetto Campanini. Io credevo di conoscerlo tutto, l'Appennino. E invece è infinito, nei suoi anfratti, nelle strade che salgono e scendono per le sue valli, da un versante all'altro. Così Gaetano Arcangeli riscopriva i borghi nascosti nei boschi dell'Appennino. Possiamo seguire la Via Vecchia, a sinistra del Reno, prendere la storica ferrovia porretana, viaggiare veloci sulla superstrada che attraversa la valle, ammirare le arenarie della Rupe di Calvenzano, le esoteriche guglie della Rocchetta Mattei. Poi deviare, risalire la valle del Silla e immergerci nel profondo dei boschi. A Monte Acuto delle Alpi, sul crinale dell'Appennino bolognese che confina con Pistoia, finisce la strada. Ci si deve fermare e le cose del paese, le panchine, i muretti, le fontane, si caricano di fatti curiosi e nomi divertenti, di storie d'Appennino. Siamo accolti mentre Gigi, Rodolfo e Ombretta stanno allestendo il buso del podestà per renderlo un angolo fiorito proprio all'inizio del paese e concorrere di nuovo all'ambito premio del paese fiorito. Il buso del podestà, perché? Ancora negli anni 30 la prima auto vista arrivare a Monte Acuto fu quella del podestà del capoluogo di Lizzano in visita ufficiale. Finita la cerimonia, al momento di tornare, con tutta la gente del paese intorno che seguiva le manovre, il podestà si accorse che non c'era lo spazio necessario per girare l'auto. Era una robusta e pesante Fiat Balilla. Detto, fatto. Nessun timore. Nell'eccitazione generale, i baldi giovani di Monte Acuto la sollevarono di peso, girarono l'auto e salutarono. Qualche giorno dopo, sotto gli occhi perplessi della gente del paese, arrivarono alcuni operai per scavare nella roccia questo incavo e rendere possibile la manovra. Da allora è il buso del podestà. Pensare che solo a metà del secolo scorso qui abitavano centinaia di persone, ogni casa una famiglia o più, anche con una decina di figli. A loro non rimaneva che andare a lavorare in città, in Toscana o all'estero, per poi ritornare, rimodernare la casetta, ritrovare i vecchi amici castagni e stabilirsi qua. Il castagneto è tornato la loro occupazione. Tonio era stuccatore a Firenze, ha visto palazzi e lavorato nelle più belle case, ma aveva nostalgia dei suoi posti, di stare come ora sotto i lunghi rami dei castagni penetrati dalla luce del sole. Sono alberi saggi, che maturano cibo e rimedi, a cui per secoli è stata appesa la sopravvivenza in Appennino. Vedi, questo è il castagneto che la colgo io. È un paesaggio medievale. Il sesto matildico dei castagneti voleva gli alberi a 10 metri uno dall'altro. Con questo impianto, il sottobosco era un pascolo per le greggi e le foglie servivano nella stalla come giaciglio per gli animali. Tonio lo ha arredato con una sedia, una panca, un tavolo e vi passa le ore più calde del giorno. Lì seduto,
con i sottili ronzii delle api e il frusciare delle foglie, gode la calma di quei fusti sdraiati tra le felci e coperti di muschi che sembrano corpaccioni addormentati in pace. I tronchi sono cavi e butterati con bitorzoli che paiono occhi di gufo, nasoni, bocche spalancate, barbe lunghe e capelli arruffati degli uomini del bosco, delle vecchie fole di gnomi e folletti. Personaggi di incontri misteriosi, eroi di storie stravaganti ascoltate da ragazzo vicino al fuoco. Nelle case veniva dei vecchietti a raccontare tutte le favole. Questi vecchietti che avevano girato un po' se li inventavano anche. Ce n'era uno che andava nell'osteria, no? E allora come andava dentro, per poveri come erano, gli davano un mezzino di vino. E lui si metteva a raccontare la favola. Allora quando l'aveva bevuto, finito di bere il mezzino, cominciava a dire e cammina, e cammina, e cammina. Arrivava alla porta e diceva e domani sera continua e via che se la... Come ogni mattina, il ritrovo per fare due chiacchiere e poi andare nel castagneto è il vecchio pozzo. Questa parte di paese la chiamano maltempo, anche se oggi splende un bel sole. 14 anni furlavo le castagne e le mettevano in un mucchio e lì c'erano questi tre uomini con tre bigongi, mettevano dentro, le riempivano sto bigongio e con questo qui dovevi... Era un ragazzo, un boccia. Siamo ancora all'inizio dell'estate. È tempo di raccogliere quel che resta del fogliame secco e fra poco cadranno anche i fiori dei castagni, lasciando spazio al piccolo riccio che porterà la castagna. Pippo, vieni giù! Vieni giù! Bravo! Questa Pippo Una cosa che si impara presto a Monte Acuto è fare le cose insieme e darsi una mano. Monte Acuto, in base al tempo, facciamo una raccolta. Se il tempo è favorevole, un pezzo di pane lo mangiamo. Se non è favorevole, facciamo la fame. No, la fame, questo è Monte Acuto. Ma i castagnetti, 50 anni fa, da Lisano alla Donna Morta, era tutto pulito. Tutto pulito come la strada. Era meraviglioso. Era tutto un giardino. Vasco ha lavorato nella compagnia dei telefoni. Ha passato l'infanzia fino alle scuole di avviamento a Monte Acuto e non si è mai allontanato tanto dal suo paese. Quella lì è una loiola. Fanno delle castagne così. Queste sono pastanese, più piccole ma sono più dolci. Sembra un miele, dolce, ma non una melassa. È un dolce buono. La pastanesa. La loiola è una castagna che si può fare benissimo gli arrosti, come i maroni, e costa meno ed è più dolce. Noi cosa facciamo? Le cuociamo, le peliamo, sono belle pulite, le mettiamo in un sacchettino di nylon, poi le mettiamo in frigo. In agosto dell'anno dopo le mangiamo ancora. È una cosa dolce come ho detto, dolce. Dolce. Tutto il paese è fiorito. Verso sera Anna e le sue amiche innaffiano i fiori che abbelliscono le ringhiere, i parapetti e adornano i muretti. Con grazia si prendono cura dei fiori del vecchio camposanto.
ricordo quando ero una bambina che venivo con mia mamma e chiedevo: ma questo chi è? Ma questo chi è? Ma questo chi è? Lei mi rispondeva naturalmente dicendomi chi erano le persone che erano decedute. Adesso purtroppo li conosco tutti. Arrivare qui, in questa pace, anche solo per fare una passeggiata e dare uno sguardo, mette leggerezza nell'animo. La fontana in paese era stata un avvenimento. Le comodità erano arrivate. Oltre alle voci che le cose lavate in quest'acqua diventino più bianche, provare per credere, si racconta che l'ingegnere Poli Pasquale nel 1883, trovata una sorgente più a monte del paese, con dei coppi incanalò l'acqua e arrivò in paese con il suo nuovo acquedotto. Una strana costruzione per la gente di Monte Acuto, ma funzionava. Però ogni giorno si trovavano più punti in cui la precaria conduttura era interrotta. Si dava la colpa ai proprietari gelosi che guardavano con sospetto quella canaletta attraversare i loro castagneti. Il sabotaggio andò avanti fin quando si seppe che i guastatori della fontana erano in realtà i ragazzi del paese. Andare a prendere l'acqua era compito delle giovani ragazze che dovevano andare giù un po' lontano, e in quel momento lì era l'unico momento in cui loro erano da sole ed era il momento in cui giovani e ragazze facevano un po' diciamo pubbliche relazioni, quindi il fatto che l'acqua arrivasse in paese poi toglieva diciamo il momento sociale e quindi probabilmente erano loro che non volevano che l'acqua arrivasse in paese. Lui era un personaggio molto particolare, insomma fece da ingegnere, costruì il primo mulino qua giù al fiume. È uno dei personaggi storici del paese. Paolo è un restauratore e cultore della storia del suo Appennino. Ci porta nella piazzetta della chiesa. Dal tagrato tutto è verticale e finisce a strapiombo. Sotto, il paese di Pianaccio è perduto nel verde. Lo sguardo spazia sui boschi che fasciano i versanti dei monti del Corno alle Scale. Questo è il Monte Grande, questo qui è il Monte Fabuino, il Monte dei Faggi. Dietro subito c'è la Nuda, quello lì è il Corno alle Scale, Sua Maestà Corno alle Scale è il monte più alto di questo Appennino. Poi abbiamo l'Uccelliera e il Monte Gennaio. Nuovo, a Monte Acuto non c'è molto, ma sono arrivati i vacanzieri che hanno riaperto le case e questa è già una notizia. Franca, anima del volontariato, è affaccendata per aprire la chiesa. È una bella chiesetta di montagna del 600 e il campanile è di un maestro scalpellino locale. È dedicata a San Nicola, protettore dei mercanti, e la pala d'altare, con San Lorenzo e San Giacomo, santo pellegrino per eccellenza, ci suggerisce che da qui passavano vie di pellegrinaggio e di commercio verso la Toscana, sotto il costante pericolo dei briganti che in queste foreste trovavano rifugio. La grande impresa di Franca è stata la ristrutturazione del campanile, dove solo la gentilezza e la determinazione del suo carattere potevano farcela. Si staccava l'arenaria dal campanile, perciò era pericoloso per i turisti e anche per noi a passare sotto, perché arrivava giù dei pezzetti, potevano arrivare in testa e fare male. Lo abbiamo chiamato, è venuta la soprintendenza, sono venuti tutti e hanno detto che era da fare, però non avevamo i 100.000 euro, perché 100.000 euro a Monte Acuto sono tanti, però siamo riusciti a farlo. Io avevo le mie ricevute, chi donava tanto gli davo la ricevuta e così erano sicuri che arrivavano qui. In questi giorni d'estate riapre anche la biblioteca, un fiore all'occhiello, anzi un libro in una gabbia aperta per la sua dinamica bibliotecaria.
Noi gli facciamo vedere i libri che ci sono, perché dipende da quello che è l'interesse, romanzi o altre cose, e poi il prestito avviene per cassette. Prendono la cassetta, se la portano via e noi gli diciamo, se la riportate, perché loro si pongono il problema di dire ma come si fa, bisogna firmare, se la riportate altri la ritrovano e se no prenderanno altri libri. Per forza, che bisogna semplificare tutto. Sì, ma figuriamoci se io gli chiedo la carta d'identità. Insomma, su. In un paese così dove vengono poi i bambini. È una biblioteca un po' sui generis, via. La prima domenica di luglio è una giornata speciale. Si ritrovano tutti, amici, parenti, la comunità al completo. Nella cucina della canonica, divenuta sede della Proloco, Franca, con le altre volontarie, organizza il pranzo in onore dei nuovi arrivati. Il menù non smentisce la loro fama di valide cuoche. Pappa al pomodoro, ricetta toscana. E ora prepariamo dei gnudi, che sono ricotta all'interno del tortellone e poi viene bollito e condito con questi asparagi e una cremina di noci dell'albero. Per finire, polenta con ragù. Il pranzo della domenica, come il buon Dio comanda. Il periodo estivo, respirando l'aria di questi monti, passa in un baleno, ma verso la fine, per qualcuno, l'estate riserva ancora il meglio, la stagione dei funghi. La luna buona. Non si è ancora alzato il sole che Angelo, provetto fungaiolo, è già sul sentiero e va a colpo sicuro a perlustrare i suoi alberi. Nell'intrico del bosco lo guidano precisi punti di riferimento. Un casone, un albero cavo, che dritto dritto lo portano da un fungo speciale, la grifola frondosa. Si può dire che è un fungo rarissimo e si trova qui sull'Appennino tosco-emiliano e in pochi altri posti in Italia. Si presenta in anni alterni sempre sullo stesso albero. Con il suo gambo è attaccato molto forte al tronco. È molto fresco e sodo. Non è facile tagliarlo alla base senza spezzarlo. Cresce come un cespuglio, frondoso e ramificato. Ecco perché grifola frondosa. A Monte Acuto lo chiamano barbagino, ma in Giappone ha un nome più poetico, maitake, che vuol dire fungo danzante. Là è molto apprezzato e molto costoso. Gli attribuiscono virtù terapeutiche per accendere l'energia vitale e per difendere il sistema immunitario. Bello, grazie. Bene. Siamo passati 2 giorni fa e non c'era. I primi si trovano in questo periodo e dura fino all'inizio di novembre. Nasce attaccato al castagno e si sviluppa sicuramente molto velocemente. Fino anche a 15 kg sono stati trovati. Un'esclusiva di questo fungo, che è incredibile, fa solo sempre nelle stesse piante. Cioè bisogna ritornare, ricordarsi nel bosco dove sono le piante, che non è sempre facile perché poi il bosco cambia, però fa sempre sulle stesse piante. Qualche albero di castagne comincia a lasciar cadere i suoi ricci maturi e in cima ai pensieri c'è il lavoro della raccolta. Non è l'anno migliore per le castagne. Ha piovuto poco e sono piuttosto piccole. Anche l'anno scorso la più piccola era così, ma guarda che gingilini che c'è, vedi? Sì, che io non l'ho mai visto piccoline. Piccoline, sì, no, ma così sono troppe piccoline. C'è sempre stata la sua piccola. E allora qualcuna bisogna lasciarla in terra, vedi? Questa è una luiola, guarda, che è rossa.
invece la pastanese è più grigia. Questa è lucida, guarda. La pastanese è grigia, vedi? Vedi, vedi che differenza che c'è da uno all'altro. La pastanese è la migliore per la farina, per fare gli arrosti o fare i marron glacé e un altro par di maniche. Questa è un'altra cosa. Tonio si lamenta, ma basta parlare della pastanese, la varietà della sua castagna, che Tonio riprende il suo brio. È come un tonico per lui. Guarda che belle cuppadelle che c'è lì, oh! Sono quelle vere! Guarda! Castagne, sì, Non fa solo le castagne, Dio. Fa anche le cuppadelle, guarda! Bellissima, bellissima! Faccia di vedere! Oh mamma! Faccio come faceva mia madre, le baciava! Hai anche mia mamma! Accidenti! Che a me mi piacciono! Una fortunata bollata di cuppardelle tira su il morale. La pastanese è la pastanese, la loro pastanese. Queste sono le loiole. Come su certe isole, i motocarri sono l'unico mezzo di trasporto. Arriva il vicino con le valigie, c'è da portare un peso alle lastre, un sacco al boccalocco, un mobile al cingiarello. E Claudio con la sua motoretta si presta ad aiutare. Allì, siamo arrivati. Dopo la raccolta, Anita e Umberto, nel loro casone di pianaccio, iniziano subito a far farina. Adesso questo. Il fuoco sul pavimento e sopra, separate da un assito con fessure larghe perché passi il fumo, le castagne ad essiccare. Il fuoco, come farlo girare, quanto fumo fargli fare. L'essiccatura delle castagne non è uno scherzo. La legna. Ci si mette la legna. Si deve caricare solo legno di castagno stagionato, altrimenti la farina prende strani sapori. E un'altra. Poi bisogna riempirlo di quelli piccoli. Se fa per modo di dire un fuoco grande, li brucia. Ecco, a questo punto ci mettiamo la buccia. Mettiamola con la paletta, perché se no va bene, perché ne va tanta o che ne va poca. È la buccia delle castagne. Ecco, dai, mo, lo faccio lì. Un tocco da maestra. La mamma di Umberto vuole assicurarsi di mettere la giusta quantità di bucce di castagne. È un punto delicato. Non è che prende l'altro milione. Ce ne vuole un altro po'. Bisogna chiuderlo bene il fuoco perché non prenda aria. Non deve bruciare a fiamma viva. No, quindi non mi per più. No, basta, basta lì. Ecco. Ci vogliono quasi 40 giorni per asciugarsi bene alle castagne. Bisogna chiuderlo bene. Buono. E adesso piano piano. Riparte. E ci si mette da questa parte e la buco da questa. Si fa partire il fuoco da una parte. Si ricambia. E poi dall'altra. Durerà 3 o 4 ore. Tutto un andirivieni del fuoco. Avrò che facevo io 8 anni. Perché andavo con mio padre, io ho 92 anni, per quello non voglio che lo faccia lui, perché dico che no, non è che non lo faccia bene, però è troppa fretta lui c'ha, e dopo non funziona, no,
Il fuoco mi piace di farlo io. Ci vuole una grande attenzione in questo lavoro per non buttare via, assieme al tempo, anche qualche quintale di castagne. Sono nata a Monteacuto, avevo una casa lassù e il bosco e il casone lassù, tutto avevamo. Eravamo in otto, poi mio nonno e mia nonna, mio babbo e mia mamma, eravamo in dieci. Così che allora della farina bisognava averne tanta, perché l'inverno era lungo e non altro mangiavano tutti. Eravamo in 500 lassù a Monteacuto, eh. Venivano due maestri, adesso è Nepinzun. Anche qui ce n'era tanti, eh. Ma dopo non c'era lavoro, uno è andato via, quell'altro è andato via, e rimasti vecchi e vecchi e non facciamo più niente. Si sentono al tatto e poi fanno delle goccioline sulla corteccia, quindi sono proprio quasi asciutte. Fra un paio di giorni si può aggiungere un'altra mandata di castagne. Lungo le scale del cingiarello, alcuni pomodori non sono riusciti a maturare. La bella stagione è passata in fretta. I nuvoloni si addensano. Rassegnati, ci si copre bene e si esce sperando che la pioggia non rovini la festa della castagna. La stagione è così. Il vento gira e questa volta spazza via le nuvole. La festa è salva. La musica comincia e gli amplificatori sonorizzano la piazzetta. Rodolfo, con gran ritmo, comincia ad arrostire le castagne. Alle padelle ci si alterna, ma non tutti hanno la stessa abilità e qualche castagna finisce nel fuoco. Basta un colpo di polso. Non occorre lanciarle tanto in alto. Angelo, come molti altri, è nel pieno della sua attività di cercatore, o meglio di trovatore di funghi, e arriva alla festa con un nuovo trofeo. Era uno che era attaccato a un castagno, che era 8,6 kg, l'ho dovuto un po' ridurre. Un barbagino, di colore più chiaro questa volta. Angelo quest'anno ha proprio deciso di stupire e, non curante di far nascere in alcuni una punta di invidia, oltre al cesto della bellissima grifola frondosa di quasi 9 chili, porta in piazza due cesti di porcini freschi. Quel ben di Dio richiama la curiosità e risveglia in tutti la voglia di funghi. Castagne e funghi, un duetto irresistibile per chi è venuto dalla città,
un tripudio di funghi e di selfie. Non solo le foto e le ricette, ma persino il profumo dei funghi e delle castagne arrosto arriverà sui social cittadini. Velocemente cala il sole e si accendono le faselle. Le faselle sono tronchi spaccati in quattro e aperti. All'interno legna fine che prenda fuoco e bruci bene. Una volta partito, il fuoco le consuma dall'interno e dura a lungo senza spegnersi, come una candela. Ad ogni tradizione che si rispetti, non mancano gli aruspici. Per le faselle, a seconda dove spira il fumo, l'inverno sarà buono o cattivo. Alla fine, la tradizione vuole che ognuno porti a casa un poco di quelle braci come portafortuna. La musica invade ancora la piazzetta ormai vuota. I ragazzi non mollano. Finalmente tocca a loro far saltare le castagne sul fuoco. Di notte il tempo non regge e arriva la pioggia. Sono i giorni di San Martino. La cima del Corno è già imbiancata. Rimangono solo in pochi a Monte Acuto, il paese delle piane sui tetti che non voleva i coppi. Il sole oggi ha fatto breccia tra le nuvole basse e scure. A Pianaccio, lo scroscio delle acque gonfie e irruenti per le recenti piogge del rio Bagnadori è sovrastato dal rumore delle macine del mulino di Umberto. Selezionano le migliori. Molte si sono spezzate. Umberto macina a pietra. La sua farina è finissima, con un leggero color avorio. Il problema di quest'anno, come diceva anche Tonio, è che le pastanesi sono piccole, anche troppo piccole. Ma si deve fare con quel che c'è, naturalmente. E Umberto deve metterci tutta la sua esperienza per trovare il punto giusto di macinatura. Il punto giusto lo devi trovare assaggiandola e sentendo al tatto la farina. Non deve avere i granelli non ci devono essere, deve essere vellutata e poi quando l'assaggi non deve avere sapori strani, ma deve essere buona, dolce e sottile. È tutta esperienza, poi dipende poi anche dal gusto di chi la macina, ma cambia. Allora, per fare la farina le due cose fondamentali sono il fuoco nel seccatoio quando vengono seccate e la macinatura. Il resto è la natura, sì. La farina di castagne, un quintale a testa ne mangiavano nelle case. La prima neve riporta il silenzio, rotto solo dai tonfi sordi della neve che cade dagli alberi. A Monte Acuto la neve è familiare e rincuora vederla cadere ancora, abbondante come una volta. Non pesa spalare il proprio cortiletto e dei piccoli sentieri per far uscire i gatti.
qualcuno sale dalla città anche con la brutta stagione e allora si possono arrangiare le teglie sul fuoco del camino e fare i ciacci. Non lo sanno mica dirne. Che c'è un'altra genere, chia, come chiave, ma un'altra genere, la chiave. Sono nella famiglia di tutti, Teglie, le teglie si dicono così, però el teglie, sì. Franca sorride dei tentativi di chi imita la C dolce della sua parlata, non proprio toscana, non troppo bolognese. Una pronuncia che distingue chi è nato in paese. Solo acqua e farina di castagne per i ciacci. Già dal nome, così sonoro, mettono allegria. Io direi che così va bene, Eccola. La voglia, tanto ci basta. Oh, quali ho girate? Questa non l'ho girata, vero, mi sa. Sulle teglie roventi stende le foglie di castagno inumidite che avvolgono il morbido impasto. Lasciati qualche minuto, impilati nella torretta, cuociono i ciacci. Assieme ai ciacci si gode la calda ospitalità dell'Appennino. Semplice, semplice. Ci sono i gatti, che allora gli do da mangiare. Anna si occupa dei gatti del paese. Ci sono ancora i gatti del maltempo da sfamare. Più avanti, dove finisce la strada, inizia il sentiero che porta nel mondo degli alberi.